Let's go! Benvenuti lupetti in questo nuovo video di Sprettamenti Pokémon. Oggi torniamo su un'era, sull'era Sole e Luna, con il mazzo di Lunala, che si evolve da Cosmoem. L'ho preso su Vinted, devo dire, già con le spese di spedizione a 13 euro, quindi 50 centesimi in più quello che lo vendevano. Quindi va già molto bene come cosa. Luna segreta, mazzo tematico. Le oscure ali del mistero. Ari purpuree. No, purpuree. Sfrecciano nel cielo. E la Luna là, a capo di un gruppo di Pokémon agguerriti, fa evolvere i tuoi Pokémon senza tregua e resta a guardare mentre la potenza del mazzo tematico Luna segreta è finalmente svelata. Conti 60 carte, una lista delle carte, una moneta, un tabellone, una carta, quello che devo sempre regalare uno di voi, un portamazzo e dei segnalini danno. Che dire poi di questo mazzo di Guardian nascenti? È veramente uno spettacolo. Veramente bello. Devo dire che mi spiace anche doverlo aprire, sinceramente, perché è veramente molto bello. Se in futuro troverò dei mazzi a poco, sigillati, anche doppi di quelli che ho, li prenderò e li terrò in collezione. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ok. Allora abbiamo il presumo stato sia il tappetino da gioco, sì. Vediamo un'occhiata, sembra veramente molto bello, ti dico. Diamo veramente un'occhiata veloce. Ok. Eh sì, un doppio tappetino, molto bello. Da un lato c'è Sorgaleo, mi sembra si chiami. Con questo turchese blu acqua, verde acqua. E da un lato c'è Lunala, se lo faccio vedere bene. Con tutto questo bellissimo viola. Fucsia, tutti questi bellissimi colori. Che rende veramente molto bene. Vediamo se riesco a rimetterlo a posto. No. Ok, non riesco a rimetterlo a posto, ottimo. Come andava chiuso così? No, magari no, tipo chiuso. Cavolo. Ok, presumo che era così. Poi era così. E infine una cosa del genere alla fine. Poi abbiamo i segnali di danno, il cartoncino Giz, che siamo sempre sull'era Sole Luna, quindi Giz, non vi e neanche e Viastro e neanche Ez. Questo è un c'è tipo un allora qua dentro si vabbè tipo tutte le carte ci sono, si ho di una lista dettagliata tutte le carte del set, credo dovrebbe essere così. 145, dai, allora pensavo molto di più con Fortice 3 che fanno adesso. Poi abbiamo la bellissima monetina di Lunala, veramente molto bella. Vediamo se riesco a inquadrarla bene. Con questo viola è veramente fantastico, veramente molto bella. E per finire abbiamo il mazzo, la beh, il codicino. E la carta di Lunala. Che come potete vedere non è più una promozionale, ma allo stesso tempo non lo è, in poche parole. Che volendo può anche essere messa nel set. Adesso viene ritirata una busta così. Poi verrà ritirata nelle solite buste
trasparenti che hai sotto uso. Frantum a colpo, ali lunari, veramente molto bella, olografica, veramente uno splendore. Qua c'è la monetina, ci sistemiamo la carta qua, che sta veramente molto bene. E diamo un'occhiata al mazzo. Devo dire, essendo che è leggermente rovinato questo mazzo, come potete vedere, un po' qua nell'angolo e un po' qua. Però devo dire che per il prezzo, essendo che ancora era Sole e Luna, guardie nascenti, il prezzo è ottimo, devo proprio dire. Non mi posso lamentare. Qui abbiamo Energia, Psico. Abbiamo 4. Abbiamo Cosmoem, che si può evolvere o in Solgaleo, quindi Pokémon Sole, e poi Pokémon Luna con Lunala. Energia Fuoco, poi abbiamo Lotteria Energia, Au, Saladint, Energia Psico di nuovo. Mi butta una voglia pazzesca di giocare a Pokémon Sole e Luna e Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Litwick, Energia Fuoco, manca solo più della collezione di Sole e Luna e Ultra e Sole e Ultra Sole e Ultra Luna, manca solo più Ultra Sole in totale, perché Sole e Luna li ho, Ultra Luna dovrei avercela. Cosmog! Bellissimo Pokémon, Minor Ball. Adesso poi sto cercando anche di recuperarmi gli ultimi titoli che mi mancano per console dei Pokémon, quindi, poche parole. Perla Splendente, Let's Go Pikachu, Scudo più Pokémon Scudo Compass. Diamante Perla per DS, poi Platino, Earth Gold Soul Silver, Ypsilon, Ultra Sole, i diversi Pokémon Mystery Dungeon. Poi che altro? Rosso. Che devo ricomprarne un altro perché non c'è il gioco che c'è non c'è l'adesivo, quindi per tenerlo più in collezione lo voglio più completo. Blu, giallo, verde mi interessa anche se non è in italiano. Poi rosso fuoco, verde foglio, rubino. E zaffiro, ora argento e cristallo. Perché i titoli di Pokémon hanno già un casino. Come cavolo si chiamano? I Pokémon Ranger, che in totale sono 3 di Ho. Poi alcuni vecchi Pokémon Dungeon per Nintendo DS. Poi devo ancora comprare, che devo uscire, dove quest'anno escono i DLC di Scarlatto e Violetto. Non vedo veramente l'ora di andare a vedere, di esplorare i DLC. Visto che il gioco l'ho finito al 100%, bella. Salazar, molto carina. Stufful. Gotita. Energia fuoco, scambio, au, barella, carina però la barella con il logo Pokémon lì, energia psico, Cosmog. Ok, abbiamo già visto tutto. Devo dire che il mazzo è veramente molto carino, perché sì, la custodia del mazzo rende veramente molto bella. Sono poi anche a ricerca di altri mazzi vecchi della saga Pokémon. Poi invece ho comprato, che non ho fatto il video, li ho sprecati per conto mio, ben 6 pacchetti di gioco di squadra. Ho pullato, devo dire, un bel po'. Quando la carta mi interessa poi molto della serie G, c'è questa. Non perché c'è qua. Wishiwashi. Jeez, veramente uno spettacolo questo, che è un Dratta Blu Jeez, che fa 220. Quindi bisogna avere, mi sembra, tre d'acqua e mi sembra questo qua, che questi due simboli che siano una qualsiasi energia. Quindi io vi ringrazio per questo punto del video e vi aspetto. Si spera, il 9, dovrebbe essere il day one dell'inventore dell'Antoria 2023 con Arceus. Ciao ragazzi!